schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare da soli per gli utenti di Xbox One e PS4. Allora, in primis, appena entrate in una sessione solo a inviti, dovete unirvi a un colpo Domus Dei, come vedete nel riquadro piccolino. Io mi sono unito e, come ho avuto la possibilità, sono uscito dal colpo Domus Dei. Quindi, ricapitolando, questo glitch lo possono fare gli utenti di Xbox One e PS4. L'ho fatto apposta per farlo vedere agli utenti di Xbox One. Quindi abbiamo una mira manuale. Allora, che cosa dobbiamo fare? Per entrambe le console questo. Dovremmo avere una community o un amico che si trova in una differente modalità di puntamento dalla nostra. Però è meglio una community, secondo me. E dovremmo fare un partecipa a sessione. Allora, io qui lo faccio due volte, adesso andiamo a vedere, lo faccio due volte perché la prima volta ci mette un pochino di tempo ad arrivare l'invito, invece la seconda volta è molto più rapida. Adesso vi faccio vedere, vado a rifarlo la seconda volta e vedete che è molto molto più rapido. Quindi ci avviamo verso l'entrata del bunker. Appena si sta aprendo, doppio tasto PS e accettiamo il primo messaggio, facciamo giustamente partecipa a sessione, accettiamo il primo messaggio e ci fermiamo sul secondo. Una volta in questo messaggio dovremo rimanerci una sessantina di secondi su questo messaggio, ragazzi. Quindi a questo punto rimarremo 60 secondi su questo messaggio, aspetteremo e alla fine dovremo skippare con il tasto cerchio, ragazzi, skippare, cioè cancellare con il tasto cerchio. L'ho voluto riportare perché alcuni utenti di Xbox One mi avevano detto come era fattibile su Xbox One questo glitch e l'ho voluto riportare appositamente per gli utenti di Xbox One. Però questo glitch si può fare su entrambe le console, insomma non è necessariamente solo per Xbox, ma è anche per PS4, utilizzando lo stesso metodo oppure utilizzando il vecchio metodo che ho utilizzato io fino ad ora, quello di unirsi a un'attività. Quindi a questo punto, dopo che saranno passati i 60 secondi, cancellate il messaggio, vi comparirà lo schermo nero, avrete quel lag, vi comparirà lo schermo nero. Doppio tasto PS, voi di Xbox non lo so come farete, però farete un partecipa a sessione dalla community, accetterete il primo e cancellerete il secondo. Dopodiché premerete Start Online, andrete su Starter Pack. Una volta su Starter Pack, uscirete da Starter Pack e potrete muovere la visuale, come state vedendo. A questo punto ancora non vi potete muovere definitivamente, però potete uscire dall'auto, uscite dall'auto e sarete pronti, ragazzi. Io qui sono caduto dentro la macchina, siccome stavo provando a fare il glitch avevo già il centro operativo mobile fuori. Però voi se lo state facendo per la prima volta, chiamate il centro operativo mobile e fate in modo di mettere l'auto posizionata dietro il centro operativo mobile, o meglio il centro operativo mobile posizionato in maniera tale che quando saliremo nell'auto ci comparirà la freccetta di poter entrare nel centro operativo mobile. Ragazzi, è abbastanza semplice questo glitch. Questo glitch continua a essere legato al fattore BMX. Vi lascerò una scheda qui in alto a destra per duplicare la bicicletta e per mettere la bicicletta nella base operativa, con altri due video correlati. Quindi una volta che avete messo il centro operativo mobile, che deve avere un veicolo dentro, pigiate la freccia destra come avete appena visto e poi cancellate il messaggio, vi dirigete alla vostra base operativa, entrate a piedi nella vostra base operativa.
Qui vi faccio vedere la data, ragazzi, siamo nella giornata di oggi, 26 aprile, il glitch è ancora funzionante. Una volta entrati nella base operativa, che cosa dovete fare? Dovete prendere la BMX che avete nella base operativa, pigiare X, non R2, ragazzi, altrimenti uscirete e vi fotterete il glitch, e venire al cannone orbitale. Dopodiché farete comparire la freccettina e a questo punto dovrete premere acceleratore, ovvero R2, e freccetta insieme, ragazzi. R2 e freccia insieme. Spawnerete fuori dalla base operativa senza BMX. Quando salirete sull'auto la targa cambierà, come vedete è una targa numerata anche se c'è sta l'erba e adesso diventa invisibile. A questo punto l'unica cosa che dovete fare è chiamate il centro operativo mobile e mettete l'auto dentro al centro operativo mobile per salvarla. Ho provato ad eliminare qualche passaggio, ragazzi, però non è proprio possibile. C'è stato un momento in cui ho pensato che avevo, diciamo, quasi eliminato il passaggio, ma nulla. Dentro al centro operativo mobile dovete avere una LGR H8 normale, anche se non avete niente mi sembra che si salva lo stesso, però abbiate una LGR H8 normale perché è meglio, perché altrimenti non potete fare il primo passaggio di questo glitch. Entrate, uscite e andate a riportare l'auto che è già vostra in un garage, o nel mio caso io nella base operativa la porto per farvi vedere che nella base operativa ho l'originale con la targa numerata e questa qui con la targa invisibile. Ragazzi, mi raccomando, duplicate solamente auto retro custom. Questa qui, anche se sembra una super, ragazzi, è una Comet retro custom, e anche perché sono queste quelle che potete vendere, solo le retro custom, perché comunque ci pagherà le modifiche delle auto e quindi conviene molto di più prendere e duplicare auto retro custom piuttosto che duplicare una deluxe o un oppressor e altre cazzate varie. Queste, ragazzi, sono le auto. Qui abbiamo quella con targa bianca e di lato abbiamo quella con targa originale che avevo prima io. Detto questo, ragazzi, spero che sia utile per tutti gli utenti Xbox One e PS4. Un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti. No mercy.